Per disegnare con QCAD è opportuno comprenderne il flusso operativo, che come in altri CAD delega alla command line l'importante funzione di dialogo tra l'utente e il programma. Proviamo, ad esempio, a attivare la command line facendo un clic nella linea di comando e digitare la parola line. Abbiamo così richiamato il comando linea e il programma ci chiede di indicare un primo punto. Facciamo un clic col tasto sinistro del mouse in una parte dell'area di disegno. Ancora il programma ci chiede adesso di indicare il prossimo punto. E così via. Nella parte bassa dello schermo, nella barra di stato, troviamo l'icona del mouse che indica quali saranno le funzionalità che verranno attivate qualora si cliccasse col tasto sinistro, in questo caso l'indicazione del prossimo punto, col tasto destro, in questo caso l'accettazione del dato e quindi il completamento dell'operazione. Proviamo adesso a cliccare quindi col tasto destro del mouse. E come vediamo, la linea è stata completata. Tuttavia, il comando non è concluso e il programma ci chiede di indicare un nuovo primo punto. È possibile notare anche che nella parte alta dello schermo, una barra di opzioni dello strumento ci consente di effettuare alcune operazioni relative allo strumento in uso. Per esempio, per quanto riguarda la linea, è possibile annullare il disegno dell'ultimo segmento o, ad esempio, chiudere il tracciato in un percorso appunto chiuso. Come vediamo, il comando è ancora in corso e il programma continua a chiederci quindi un nuovo primo punto. Col tasto destro del mouse possiamo invece annullare il comando in corso e quindi ripristinare uno stato di attesa. Come vediamo, la linea di comando è quindi vuota. Proviamo quindi nuovamente a cliccare sulla linea di comando e digitare le lettere RE per rectangle, il comando che disegna i rettangoli, e invio. Questa volta il programma ci chiede di disegnare il primo angolo e successivamente il secondo angolo, ovvero il vertice opposto. Concluso il disegno del rettangolo, il programma vorrà disegnarne un altro, o quantomeno così ci chiederà attraverso la barra di dialogo. E quindi un nuovo primo angolo e un secondo angolo. Anche in questo caso, per interrompere il comando, dovremo utilizzare il tasto destro del mouse. Oppure utilizzare il tasto Escape della tastiera. Proviamo adesso a disegnare un cerchio. Questa volta, anziché andare con il mouse per attivare la command line, utilizzeremo la barra spaziatrice, che consente di rendere attiva la command line e quindi poter digitare eventuali valori. Scriviamo CI, ovvero l'abbreviazione di Circle, e premiamo invio. Il programma questa volta vuole un centro. Facciamo un clic da una parte e successivamente il programma richiede un punto sul cerchio oppure il suo raggio. Facciamo un secondo clic per determinare l'ampiezza del cerchio. Anche in questo caso, come sempre, il comando non si conclude
E quindi avremo modo di disegnare un nuovo cerchio a partire dal suo centro. Questa volta però vogliamo immettere un valore per dare la dimensione del raggio. E per farlo abbiamo imparato che utilizzeremo la barra spaziatrice per andare velocemente a rendere attiva la command line. E quindi potremo digitare, ad esempio, 10. E invio. Col tasto destro del mouse chiuderemo questo comando e ritorneremo in una condizione di reset. Se non vogliamo utilizzare la command line per richiamare i comandi, possiamo comunque farlo utilizzando gli stessi alias, gli stessi shortcut. Per farlo, quindi, sarà sufficiente spostare il focus sull'area di disegno e quindi se nel caso in cui fosse attivo il puntatore nella command line possiamo o effettuare qualsiasi operazione nell'area di disegno per renderla attiva oppure utilizzare il tasto Escape per appunto spostare l'attenzione sull'area di disegno. E quindi digitare il comando che vogliamo richiamare. Ad esempio, il comando linea si richiama dalle lettere LI. E col tasto destro concluderemo la prima linea e nuovamente col tasto destro concluderemo il comando. Allo stesso modo, per esempio, potremo richiamare il comando rectangle utilizzando le lettere RE. Anche in questo caso un clic col tasto destro del mouse concluderà questa operazione. È opportuno notare che su QCAD è possibile richiamare un comando con un comando in corso e poi ripristinare lo stato del comando precedente. Proviamo a vedere con un esempio. Provo a digitare quindi le lettere LI per richiamare il comando linea e cominciare il tracciamento di una spezzata. Adesso, senza concludere questa linea, provo a digitare le lettere CI per cerchio e disegno un cerchio, o magari più di uno. Se a questo punto clicco col tasto destro del mouse e quindi chiudo il comando cerchio, mi ritroverò nuovamente nello stato in cui avevo lasciato il comando linea e potrò continuare l'operazione. Allo stesso modo, proviamo a nidificare ulteriormente questa serie di comandi. Digitiamo RE per disegnare un rettangolo. CI per disegnare un cerchio. A questo punto, col tasto destro del mouse, un primo clic ci consentirà di ritornare al comando rettangolo e un secondo clic ci ripristinerà la condizione di disegno della linea. È questo sistema di comandi nidificati che caratterizza il flusso operativo di QCAD ed è quello che consente in fondo di utilizzare durante un comando alcuni strumenti utili, quali gli snap, che permettono ad esempio di puntare direttamente ad uno specifico punto geometricamente notevole, come ad esempio il centro di un cerchio. E allo stesso modo potremo utilizzare durante una specifica operazione i comandi di navigazione, ad esempio gli zoom che troviamo rappresentati con la lente di ingrandimento. In questo modo i comandi non vengono interrotti, però è opportuno fare attenzione a questo sistema di nidificato.
in quanto potremmo perderci all'interno di una serie di comandi e non capire a che livello ci si trova. Per questo esiste un comando di resettaggio della serie di comandi che è rappresentato dalla icona indicata. Questo stesso comando di reset è possibile richiamarlo attraverso una combinazione di tasti. Facciamo l'esempio richiamando un nuovo comando e la combinazione di tasti è QQ oppure è possibile legarlo al doppio clic del tasto destro del mouse. Per farlo dovremmo però modificare le preferenze del programma e quindi sotto il menu Edit Application Preferences potremo andare a richiamare la sezione Behavior sotto Graphics View per attivare l'opzione Right Double Click to Reset, quindi un doppio clic col tasto destro per resettare il flusso di comandi. Compreso questo sistema di nidificazione delle operazioni, sarà più facile capire e utilizzare la toolbar principale del programma, la CAD toolbar, che raccoglie i principali strumenti di disegno. In questa toolbar, in effetti, molti strumenti non richiamano direttamente uno specifico comando, ma aprono un set di strumenti relativi. Per esempio, cliccando sulla linea, vedremo una serie di strumenti che ci consentiranno di disegnare delle linee secondo diverse modalità. Cliccando quindi sullo strumento scelto, potremo disegnare la nostra linea. Col tasto destro concludere questa operazione e ancora col tasto destro ritornare su di un livello, quindi alla scelta del tipo di linea che vogliamo disegnare. Possiamo per esempio disegnare una linea parallela. È interessante vedere che tutte le modifiche fatte durante un'operazione vengono immediatamente rese attive dal programma. Col tasto destro ancora ritorniamo su di un livello e ancora col tasto destro per ritornare al set iniziale della toolbar. A questo punto potremo per esempio richiamare la famiglia dei comandi Shape Tools e quindi gli strumenti che ci consentono di disegnare dei poligoni e disegnare il rettangolo. Ricordiamoci che è sempre possibile utilizzare i comandi di scelta rapida e quindi, per esempio, per disegnare adesso un cerchio, abbiamo imparato, utilizzeremo la combinazione CI. Comando concluso il quale ci permetterà di ritornare al comando precedente e quindi il comando rettangolo. È per questo opportuno abituarsi a utilizzare il tasto destro del mouse con un doppio clic per ripristinare lo stato di quiete del programma. Per concludere, è utile sapere che i tasti di scelta rapida dei singoli comandi sono visibili passando con il cursore sopra lo specifico strumento, oppure andando a vedere cosa viene indicato nel comando rappresentato nel menu corrispondente. Quindi, per esempio, come abbiamo visto, per disegnare una linea dovremo digitare L e poi I. Per finire, due
due parole sulla navigazione. Per muoversi nello spazio di disegno utilizzeremo il tasto centrale del mouse, la rotella, che fatta scorrere consentirà di fare uno zoom, mentre se premiamo la rotella e scorriamo effettueremo un panning. Questi comandi sono anche rappresentati attraverso delle icone, quelli che appunto sono simboleggiati dalla lente di ingrandimento e consentono di effettuare diversi zoom. Per esempio uno zoom, l'auto zoom, che consente di visualizzare tutto ciò che è presente nel disegno. Oppure uno zoom preview, che consente di ritornare indietro di una visualizzazione. O ancora lo zoom a finestra o il panning.